ragazzi, sono Esecto e oggi, come potete sentire, non ho più la voce perché siamo di ritorno da una grandissima giornata al Games Week e fuori di parlare mi è andata via. Però signori, come vedete, siamo tornati qui su Rainbow, un altro breve ma speriamo intenso Alpha Pack. E raga, se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo trovato la Sole Nero per Ash e vi giuro che se dovesse per caso uscircene un'altra sarebbe pazzesco. Ho fatto praticamente tre Alpha Pack, uno più clamoroso dell'altro. A disposizione abbiamo 6 pacchetti in omaggio, poi con i crediti che abbiamo riusciamo a comprarcene altri 5. Bene o male abbiamo capito essere i migliori. Detto questo, iniziamo. Regà, mi raccomando, spolliciate. Apriamo il primissimo pacchetto di questo episodio. Vediamo un po' cosa ci troviamo dentro. Vi ricordo che questi, esatto, sono in omaggio, regà. Quindi partiamo subito così con una bella comune. Guarda, la apriamo proprio a cannone. Vediamo intreccio. Vabbè, regà, comunque è una mimetica a disposizione di Castle, di Pulse e di Termite. Poi non è neanche malaccio, se proprio devo... oddio, vabbè, non è neanche bellissima. Però noi ce la prendiamo e ce la portiamo a casa. Speriamo di essere più fortunati con il secondo. Vediamo, oh, già il fatto che sia azzurrino, raga, vuol dire che qua dentro ci sta qualcosa di raro. Allora, avanti tutto, ragazzi, apriamo anche questo. Secondo me ci darà i classici pupazzini dei vari operatori. Invece no, una bella mimetica, anche questa per un altro fucile a pompa. Questa volta però è per Doc, Rook e Twitch. Questa mimetica, se non sbaglio, l'avevo anche già trovata per il P90. Sinceramente non mi fa impazzire, però oh, il gioco, raga, la mette come rara. Quindi noi ci fidiamo e ce la teniamo. Tanto bene o male cerchiamo di prendere su tutto. Passiamo adesso al terzo pacchetto di questi qua omaggio. Un altro incredibile, ancora raro. Però adesso io voglio poi passare alle cose... Oh mio, zaffe, che cazzo è? Riso? Ci facciamo un riso, raga, con sta mimetica. Zafferano? Ma che cavolo di mimetica? Non mi sono, raga, zafferano. Ma che cazzo, è incredibile. Questa qua è universale, quindi va bene per tutti gli operatori. Almeno posso un po' variare, raga, ci sta. Ci voleva. Sì, ma questi pacchetti però non vanno mica bene, raga. Quelli omaggio, veramente, guarda, guarda che roba. Un'altra comune, fanno schifo. Adesso dobbiamo aprirli velocemente, raga, per poi passare a quelli... Oppale, che mi metti che è? Onde. Un'altra skin per Thatcher. Ultimamente per lui ne sto trovando un sacco. Tra l'altro poi è un operatore che uso poco. Raga, ma una bella epica o anche una leggendaria, no? Per cercare di variare... Un'altra comune. Mamma mia, cos'è quella roba qua, raga? Non mi è mai capitato di trovarmi tutte queste skin comuni. Ghiacciolo. Ma c'hanno dei nomi, comunque ste mimetiche c'hanno dei nomi pazzeschi. Disponibile per Buck. Ultimo pacchetto di questi qua in omaggio e vediamo... Raga, epica, raga, è una... Oddio mio, oddio, no, raga, se c'è la Sole Nero, se esce la Sole Nero io mi ammazzo. Oddio, raga, oh my fucking god, oddio, sto perdendo anche la voce. Siete pronti, raga? La andiamo ad aprire. Che ca... Decalcomanie? Ma che figa... Per Twitch, raga, ma è bel... Oh mio Dio, io aspetta, io speravo in una Sole Nero, ma anche questa è fighissima. Tra l'altro c'ha degli adesivi... Ai lati, Decalcomanie. Ma che nome è? Però è davvero bella, ragazzi. È una gran bella, è molto luminosa. Ed è anche particolare, devo dire, con quei tutti adesivi attaccati sulle varie parti dell'arma. Tra l'altro non pensavo neanche esistesse questa mimetica, devo essere sincero. Ci sta. Raga, abbiamo finito i 6 pacchetti in omaggio. Quindi siamo andati già a comprarci con i punti fama altri 5 pacchetti. Qua la cosa si fa interessante, raga, perché questi dovrebbero essere tanta roba. Quindi vediamo cosa ci sta nel primo. No, è una coma, non può essere una cazzo di comune anche qui. Infinito. Vabbè, raga, noi non stiamo neanche poi a guardare più di tanto. Passiamo immediatamente al secondo. Oh, là, qua proprio l'abbiamo aperto a bomba. Sono sicuro che qua, raga, ci sarà. Esatto, e guarda, lo stavo per dire. Questi kiwi, questi pupazzetti tra Dibana. No, fighi, io, raga, sapete, Ibana la uso un sacco. Mi mancava per lei, la collezione è sempre più vasta. Avanti così, adesso tocchiamola proprio lievemente, raga. Oh, oh cazzo, epica. Oh, oh Dio, epica, raga, è un'epica. Ci sta un'altra epica. Adesso io non so che mimetiche possono esserci oltre la Sole Nero e la Decalcomanie che abbiamo trovato prima. Indubbiamente ci sono anche dei copricapi. Però credetemi che non ne ho la più pallida idea. Siete pro, raga, mamma mia, non ce la posso fare. Mamma, raga, mi raccomando, adesso fatelo tutti adesso, raga. Spolleggiate, lasciate un like che la vostra forza... ci dà una mano nel trovare un'altra bomba di Sole Nero. Che non so per quale operatore possa mancarmi. Però Kisni Squasa ha... Sole... Oddio, oddio. Per Bandit. Ma ce l'ha anche Bandit la Sole Nero. Pazzesco.
pazzesco. Sole nero, raga, non ci credo. Non ci credo, è uno scherzo. È uno scherzo, raga. L'ho trovata ancora. Oh, io su Rainbow Six apro tipo 10 pacchetti, 10 fottutissimi pacchetti e trovo il mondo. Su FIFA ne apro 50 e non trovo niente. No, vabbè, raga, poi su Bandit, sapete quanto io lo usi quell'operatore lì? Averci la sole nero adesso è davvero tanta tanta roba. Mamma mia, guarda che figata. Sull'MP7, dovrebbe essere l'MP7 quest'arma qua. Oddio, che macio, sono veramente sculato su Rainbow, ragazzi. Se non mi ricordo male, è già la terza volta che trovo la sole nero. La prima l'ho trovata per un fucile a pompa che non mi ricordo di quell'operatore, ma ci avevo fatto un video. La seconda l'abbiamo vista l'altra volta insieme con Ash. E adesso con Bandit. Mamma mia. Adesso, raga, mi sono fomentato al massimo. Apriamo, guarda, questo qua è un altro pacchetto raro. Vai, vai, apri tutto e porta a casa tanto quello che dovevo trovare o che volevo trovare. Lo abbiamo già trovato, incredibile. A questo giro non ci speravo proprio. Vediamo un po' cosa ci sta dentro. Ho schiacciato X, ho schiacciato. Che cazzo fa il joystick? Raga, vi giuro che avevo schiacciato X per aprire il pacchetto. Abbiamo trovato questa mimetica per Jäger, però mi piacerebbe magari poterla anche vedere più da vicino, ragazzi. Quindi andiamo su Jäger come operatore. Eccola qua, è un po' particolare, però guarda, per avere qualcosa di diverso anche un po' da tutto il resto, dalle varie mimetiche classiche, io ce la metto su Jäger, così siamo anche alternativi. Ottimo. Signori, siamo qui adesso con il penultimo pacchetto. Ecco, abbiamo trovato una comune. Cos'è? Solare skin. Per Fuse, ragazzi, ci sta, per la AK-12, che con quest'arma io non avevo skin. Praticamente su Fuse ho trovato tutti di più, ma per il mitraglione. È arrivato il momento. Andiamo adesso ad aprirci l'ultimo pacchetto di questo. Ancora? Akagerva. Se non ho visto male, abbiamo trovato in quel pacchetto che non ci ha aperto, non so il motivo, una mimetica per Buck, ed è questa qua, ragazzi. Dissociazione è inguardabile. Intanto che siamo qua, io ne approfitto e vado già a mettere su Fuse, sulla K12, la nuova skin comune che abbiamo trovato. Almeno cambiamo un po' da questa qua universale rossa, raga, che sinceramente mi ha stufato. Usciamo a cannone perché dobbiamo anche... Dai, muoviti, cavolo. Fander, che io voglio correre proprio... Dove sta? Jäger gli abbiamo già messo. Bandit, eccolo qua, ragazzi. Dobbiamo mettercela proprio anche qui. Modifichiamo la sua skin attuale, che non era niente male. Però la sole nero è la sole nero e gliela dobbiamo mettere a tutti i costi. Eccola qua, la modifichiamo. Sole nero anche per Bandit. E è una figata pazzesca. E niente, signori, cosa dire? Anche il video di oggi ormai è giunto al termine. Intanto vi invito a spolliciare, a commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Vi do come sempre l'appuntamento domani, sempre qui sul mio canale, per un nuovo video. Dal vostro Esector è tutto. Un saluto e un abbraccione. Ciao, campioni.